Lei ha detto appunto che venivano fatti nella casa di via Fartignano dei filtri di amore, no? Gli hanno domandato. Sì, sì. Beh, e che c'era un mago, un altro mago, quello di sì, Paolo, no? Sì. Chi era più bravo dei due maghi? O che ne so io, la mia pazienza, che discorsi la mi fa? Io non mi avevo bisogno di magia, io soldi me li sono sempre guadagnati. Bene o male me li sono sempre guadagnati, non ho bisogno di magia. Me la vengono detto con me e poi si starà a vedere. Altro è magia. Gabriella Ghiribelli, il cosiddetto test gamma, le cui dichiarazioni furono fondamentali per svelare il coinvolgimento di Giancarlo Lotti, Beta, e Fernando Pucci, Alfa, negli omicidi commessi dal cosiddetto mostro di Firenze, ma anche ad orientare l'indagine sui presunti mandanti. Breve riepilogo per meglio introdurre l'argomento. Il 15 ottobre 1995 un nuovo capo della squadra mobile si è insediato in questura a Firenze. Dopo appena un mese e mezzo ha letto 28 anni di atti di indagine ed il 4 dicembre si reca dal procuratore, dottor Pierluigi Vigna, per consegnare un rapporto contenente testimonianze utili, a suo dire, a dimostrare la presenza di più persone nella commissione degli omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze. L'indagine che ne seguì, il 24 marzo 1998, condusse ad una sentenza che condannò alla pena dell'ergastolo Mario Vanni e a 30 anni di reclusione Giancarlo Lotti. Non furono acquisite prove dirette dei fatti, si trattò di un processo indiziario basato per lo più sulla chiamata in correità di Giancarlo Lotti e sui riscontri alle sue dichiarazioni. La sentenza, in premessa, riporta: le dichiarazioni accusatorie di un imputato non sono di per sé sufficienti a portare ad alcuna affermazione di responsabilità, se non sono accompagnate da riscontri esterni ben precisi che confermino l'attendibilità del soggetto, che in parole povere significa che se accusi qualcuno di un reato occorre verificare tu dica la verità. Sui riscontri, sulla coerenza e sulla verosimiglianza di quanto riferito da Giancarlo Lotti stiamo lavorando. Oggi ci occupiamo di Gabriella Ghiribelli, uno dei testi le cui dichiarazioni furono ritenute attendibili e coincidenti con quelle di Giancarlo Lotti. Gabriella Ghiribelli entra nell'inchiesta bis sui complici di Pacciani il 15 dicembre 1995. È Giancarlo Lotti, presso gli uffici della squadra mobile, ad indicarla come una sua conoscente che esercita la prostituzione. Dal dicembre 1995 a luglio 2003, Gabriella Ghiribelli verrà sentita dalla squadra mobile e dal PM una decina di volte, integrando, modificando, talvolta stravolgendo le proprie iniziali dichiarazioni. Nel suo primo verbale del 21 dicembre 1995 riferisce essersi prostituita tra il 1982 ed il 1986, ma da un'informativa dei carabinieri di Firenze dell'8 febbraio 1996 si apprende, sia ad Edita al meretricio, fin dai primi anni 70. Dalla stessa nota si apprende: è stata sorpresa più volte in diverse zone della Toscana mentre era in attesa di occasionali clienti, per cui è stata munita di foglio di via da parte dell'autorità DPS. In data 25 maggio 1983, unitamente a Galli Norberto, è stata denunciata dall'Arma di Prato per ricettazione continuata, contraffazione ed alterazione di titoli di credito. Riferisce aver smesso di fare la vita nel 1986, ma nel 1995, quando viene sentita a verbale, dichiara: posso dire che ho avuto ed ho tuttora rapporti intimi con Lotti Giancarlo, l'ultimo dei quali si è verificato una settimana fa. Dubito francamente che i due fossero diventati amanti, credo pertanto si possa affermare senza alcun dubbio che nel 1995 ancora si prostituisse. Ma andiamo avanti. Nel medesimo verbale rivela conoscere Mario Vanni sia perché, come lei, abita in Borgo Sarchiani a San Casciano Val di Pesa, sia perché l'ex postino è noto per recarsi a prostitute a Firenze. La Ghiribelli, nell'occasione, ci tiene a specificare però non si tratti di un suo cliente, poiché, a suo dire, eccessivamente volgare. Una cosa pazzesca, a me le perversioni non piacciono. Che, detto da una prostituta, fa pensare a chissà quali sconcezze. In realtà Vanni pare prediligesse, negli incontri intimi, l'uso di vibratori e falli di gomma. È un verbale di Gabriella Ghiribelli del 27 dicembre 1995. Tutto qua.
È anche il caso di aggiungere che Giancarlo Lotti, nel verbale del 15 dicembre 1995, non riferisce di un diniego da parte della Ghiribelli nei confronti del Vanni, semmai di questioni meramente burocratiche. Leggo. Con il Vanni, una volta, sono stato a Firenze da una prostituta di nome Gabriella, ma il Vanni non poteva avere rapporto in quanto aveva dimenticato a casa il documento. Gabriella Ghiribelli, nel verbale del 21 dicembre 1995, passa quindi ad indicare una prostituta frequentata da Lotti, Filippa Nicoletti. Questa Filippa, fino al 1987 circa, conviveva con Indovino Salvatore in una casa nella zona degli Scopeti, la nota Stamberga di via di Faltignano. Dagli atti di indagine risulta che Filippa Nicoletti sia emigrata da Faltignano verso Arezzo già dal 30 marzo 1984, ma quand'anche non si tenesse conto di questa circostanza, occorre considerare che Salvatore Indovino è deceduto il 20 settembre 1986 e nel 1987 il tugurio di via di Faltignano era già tornato in disponibilità dei legittimi proprietari. Esili inesattezze, tutto sommato superflue, che però indicano una certa inclinazione della teste. Andiamo avanti. Indovino, a casa sua, era solito riunirsi con persone per delle sedute spiritiche. Tra i partecipanti c'era la Filippa, Sebastiano, che è il fratello di Indovino, un certo Domenico ed un medium di nome Manuelito. Notavo residui di candele bruciate e stelle a cinque punte disegnate per terra, nonché preservativi usati e cose che dimostravano attività orgiastiche. Vediamo allora cosa dicono in merito i quattro citati dalla Ghiribelli. Filippa Nicoletti, verbale del 6 febbraio 1996. Non mi risulta che Salvatore facesse il mago, almeno sino al 1984. Io non gli ho mai visto fare magie, né ne ho sentito parlare da lui o da altri. Sebastiano Indovino, verbale del 30 dicembre 1995. Quando sono stato a casa di mio fratello, non ho avuto mai modo di notare nell'abitazione tracce o cose che potessero far pensare che in quel posto fossero state tenute sedute spiritiche. Manuelito, verbale del 20 febbraio 1996. Non sono in grado di dire se all'epoca, credo nel 1984, Salvatore facesse attività di magia, in quanto non me ne ha mai parlato, né io ho avuto modo di vedere qualcosa di tale attività. Di Domenico Agnello si sono perse le tracce nell'agosto del 1994, pertanto la PG non poté chiedergli cosa sapesse a riguardo. 3 su 4 negano aver partecipato a sedute spiritiche. Che dire? Saranno tutti reticenti tranne la Ghiribelli. Mi pare, ma non ne sono sicura, che talvolta abbia partecipato alle sedute anche una donna meridionale che era vedova di un uomo trovato impiccato di nome Malatesta Renato. Si tratta verosimilmente di Maria Antonia Sperduto, che però si trasferì in via di Faltignano presso l'abitazione del signor Vincenzo Trancucci nel novembre del 1980, per rimanervi fino all'aprile del 1983. E qui qualcosa non torna sul piano temporale, poiché la Ghiribelli, in altro verbale, quello dell'8 febbraio 1996, riporta: abbiamo abitato a San Casciano, in via Borgo Sarchiani, dalla seconda metà del 1984 a tutto il 1986. Quando abitavo a San Casciano, ho sempre frequentato la casa di Indovino Salvatore, in via di Faltignano. Conferma, seppur posticipando, l'arrivo a San Casciano il suo convivente dell'epoca, Norberto Galli. Ci trasferimmo a San Casciano, via Borgo Sarchiani numero 80, i primi mesi del 1985. In pratica, quando la Ghiribelli giunse a San Casciano, luglio 1984, la Sperduto si era già trasferita a Poggibonsi, in provincia di Siena. Non si capisce pertanto come possa averla vista partecipare alle sedute spiritiche. A conferma vi è anche una nota del 28 marzo 1996 a firma del dirigente della squadra mobile. Sperduto Maria Antonia ha riferito di non aver mai avuto modo di vedere di persona la Ghiribelli Gabriella quando stava nella casa di via di Faltignano. Riguardo il marito della Sperduto, la Ghiribelli aggiunge: ho conosciuto personalmente Renato Malatesta e lui mi confidò di essere stato minacciato e picchiato più volte da qualcuno, dichiarando inoltre che non poteva darmi altri particolari per evitare che anche io venissi coinvolta.
Renato Malatesta fu rinvenuto cadavere presso la propria abitazione in via Chiantigiana 10 alla Sambuca il 24 dicembre 1980, quando Gabriella Ghiribelli ancora abitava a Firenze e non frequentava San Casciano. Nessuno ha mai segnalato la presenza di Renato Malatesta in via di Faltignano, né risulta che questi abbia frequentato prostitute, per quanto la Ghiribelli, in un verbale dell'8 febbraio 1996, riferì essere suo cliente. Mi raccontava sempre, era minacciato. Io le voglio dire di più, una delle ultime volte che l'ho visto, l'ho trovato, era tutto segnato, Renato. Il verbale della Ghiribelli di quel 21 dicembre 1995 si conclude con una dichiarazione che verrà presto smentita e poi riconfermata. Per quanto riguarda Pietro Pacciani, io l'ho visto a casa di Indovino Salvatore sicuramente quando arrivava il camper del medium che parlava siciliano. Nel verbale successivo, quello del 27 dicembre 1996, rettifica. Non ho mai visto il Pacciani Pietro, né a casa dell'Indovino né in altre occasioni. Ho visto il Pacciani solamente in televisione o sui giornali in occasione della nota vicenda del mostro di Firenze. Durante una conversazione telefonica intercettata con Filippa Nicoletti del 21 dicembre 1995, la Ghiribelli conferma la precedente circostanza. No, il Pacciani non lo conoscevo. Trascorre una settimana ed il 27 dicembre 1995 Gabriella Ghiribelli viene nuovamente sentita negli uffici della squadra mobile. Nell'occasione aggiunse nuovi partecipanti alle sedute spiritiche che si sarebbero svolte in via di Faltignano. Alle riunioni partecipava anche un tale Luciano Di Prato che si presentava con una donna fissa di nome Grazia. Luciano sentito al riguardo il 3 febbraio 1996, ebbe a riferire. All'epoca io avevo una relazione sentimentale con una ragazza di Prato ed iniziai a frequentare l'abitazione di Salvatore con questa ragazza allo scopo di poter avere dei momenti di intimità in quella casa. La ragazza di Luciano Paradiso, nell'udienza del 10 luglio 1997 nel processo a Mario Vanni ed altri, conferma la circostanza. E lei ricorda come ha conosciuto il Salvatore Indovino? Mi ricordo tramite questo Paradiso Luciano, mi ci portò lui. E con che cadenza in questa abitazione? A noi si andava al giorno, un paio di volte alla settimana, così. E voi adopravate la casa di Indovino perché vi dava una stanza per sì, il vostro rapporto? Sì, ci prestava una stanza. È così sì. Il motivo, uno sì. Dei motivi? Chi altri frequentava questa casa? Lei ha mai visto altre persone? Ma noi si andava per poche ore, un sì. Paio d'ore, che quando c'eravamo noi... Difficile ci fossero altre persone. Ghiribelli Gabriella la conosce, ce l'ha mai vista? No. Ha mai visto persone diverse, ad esempio un'altra donna in quella casa che potrebbe essere la Ghiribelli che lei non sa che fosse la Ghiribelli? No. Non ce l'ha? Ma io non la conosco. Sicuramente. Non la conosce, ma non esclude che a volte ci fosse qualche altra donna in quella casa. Sì, ma non c'è mai venuto nessuno quando c'eravamo noi, perché noi si andava soltanto per il semplice motivo della stanza. Direi senza alcun dubbio che Luciano e la sua ragazza erano impegnati in tutt'altro che sedute spiritiche quando si recavano in via di Faltignano, ma magari pecco di ingenuità. Ad ogni modo, Gabriella Ghiribelli indica sei persone: Luciano, Maria Grazia, Domenico Agnello, Manuelito, Filippa Nicoletti, Sebastiano Indovino, che avrebbero condiviso con Salvatore Indovino l'interesse per lo spiritismo. Sei persone, tenete a mente questo dato perché ci torneremo sopra. Dunque, lei, signore, si ricorda di aver detto a Giancarlo Lotti in qualche circostanza: vuoi vedere che sei tu il mostro? Sì, più di una volta. Ecco, ci vuole spiegare il perché? No, perché siccome lui viaggiava sempre così, e poi parlava spesso di questa storia, no? Ma Giancarlo ha sempre negato, fino a quella sera famosa, che a me io fui chiamata dagli inquirenti, allora io l'avevo già vista questa macchina. Passiamo quindi al brano del verbale, ritenuto fondamentale dall'accusa, per riscontrare le dichiarazioni di Giancarlo Lotti. Circa tre mesi fa ho avuto modo di notare la macchina del Lotti, e vedendo che essa aveva la portiera di colore rosa,
mi venne spontaneo di dire a Lotti in tono scherzoso: «Vuoi vedere che sei tu il mostro?» Alla domanda del Lotti del perché, risposi che la notte del delitto degli scopeti avevo visto una macchina del medesimo colore della sua, con la portiera sbiadita di altro colore, per l'appunto come quella sua. Il Lotti rimase male per questa mia affermazione e mi disse: «Cosa c'entra la mia macchina con quella che hai visto te?» A quel che riferisce la Ghiribelli, nell'agosto-settembre 1996 Giancarlo Lotti disponeva ancora dell'auto con la portiera di un colore diverso rispetto alla carrozzeria con cui avrebbe partecipato al duplice omicidio avvenuto a Scopeti nel settembre del 1985. In realtà, come emerge inequivocabilmente da un prospetto riepilogativo del 29 agosto 1996 elaborato dalla Questura di Firenze, il vecchio Fiat 131 rosso con portiera bianca risulta nella disponibilità di Giancarlo Lotti dal 23 novembre 1988 al 18 luglio 1995. Si può pertanto escludere, senza alcun dubbio, possa averne fatto uso nel settembre del 1985. Torniamo al verbale della Ghiribelli. Il Lotti Giancarlo ho iniziato a frequentarlo dall'anno 1986. Posso affermare con certezza che all'epoca, pur avendolo conosciuto tramite Filippa, non frequentavo il Lotti, che iniziai a frequentare nell'86, allorché mi lasciai con il Galli. Verbale di Norberto Galli del 27 dicembre 1995. Nell'82 conobbi una donna che si prostituiva, tale Gabriella Ghiribelli, della quale mi innamorai e con la quale trascorsi un lungo periodo di convivenza, protrattosi sino al 1 febbraio 1988. 1988, non 1986, come riferisce Gabriella Ghiribelli. La data è certa perché relativa ad un fermo operato dalla PG nei confronti del Galli per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ricettazione e lesioni a seguito di una denuncia sporta da Gabriella Ghiribelli stessa. Ma che Ghiribelli e Galli si siano lasciati nel 1988 anziché nel 1986 è tutto sommato superfluo. Ciò che stride terribilmente è la data riferita dalla Ghiribelli circa la frequentazione di Giancarlo Lotti. Sia Fernando Pucci che Giancarlo Lotti dichiararono infatti che il pomeriggio e la sera dell'8 settembre 1985 lo trascorsero con Gabriella Ghiribelli. Fernando Pucci, verbale del 23 gennaio 1996. Quella sera, 8 settembre 1985, avevamo cenato a casa di Gabriella Ghiribelli e quindi eravamo partiti da Firenze piuttosto tardi. Pucci introduce anche un altro elemento che contrasta con le dichiarazioni della Ghiribelli. Riferisce infatti di aver cenato con Lotti a casa di Ghiribelli, ma costei, l'abitazione a Firenze, la prende in periodo decisamente successivo all'85. Verbale di Gabriella Ghiribelli dell'8 febbraio 1996. Dopo aver lasciato il Galli, ho affittato una casa in piazza San Lorenzo al numero 3 e in quel periodo, quasi tutti i sabati e domenica, il Lotti ed il Fernando venivano a cena in quella casa. Ciò è avvenuto, grosso modo, tra il 1987 ed il 1991. C'è francamente di che riflettere. Ma torniamo al verbale della Ghiribelli. Ebbi modo di vedere che la tenda dei due turisti era di tipo canadese e di colore chiaro, come grigio sporco. Questa è una foto della canadese di Nadine Moriaux e Jean-Michel Cravecvili. Ogni commento sulla tonalità cromatica credo sia del tutto superfluo. Il verbale si conclude con: a casa arrivai verso le 24 dopo essermi fermata al bar centrale di San Casciano a bere una bibita. Ricordo che al bar c'era soltanto il proprietario, Luciano, che si accingeva a chiudere il locale. Ulivelli Luciano, sentito il 17 gennaio 1996, riferì: per quanto riguarda la Gabriella e Norberto, io non li conosco. Posso dire che talvolta una donna di nome Gabriella telefona al bar e cerca di Giancarlo e chiede di parlare con lui. Apprendo da voi che Norberto era una volta il marito di Gabriella e che entrambi abitavano a San Casciano alcuni anni fa, ma se li ho visti mi riesce difficile abbinare il nome alla figura.
o il barista è reticente o la Ghiribelli mente o si confonde anche su dettagli del tutto superflui. A seguito di quanto dichiarato alla squadra mobile di Firenze l'8 febbraio 1996, Gabriella Ghiribelli venne convocata presso gli uffici della Procura della Repubblica di Firenze, dinanzi il PM dottor Francesco Fleri, il procuratore aggiunto dottor Paolo Canessa ed il sostituto procuratore dottor Alessandro Crini. Nell'occasione ripeté quanto precedentemente riferito, pur contraddicendosi su alcune circostanze e riportando eventi e situazioni superflue al limite del paradossale. Poco prima di chiudere il verbale, Gabriella Ghiribelli riferì di un episodio a dir poco curioso. La domenica successiva all'omicidio di Scopeti, Lotti è venuto a trovarmi come sempre, senza però il Fernando. Io gli chiesi ragione di ciò ed egli, con fare molto alterato, mi disse che c'era stata una litigata tra loro e che egli aveva rotto l'amicizia. Persino le sentenze contro i cosiddetti compagni di merende riportano dettagliatamente questa circostanza, come a porre in evidenza che a seguito di quanto vissuto la sera del duplice omicidio di Scopeti, Pucci non volle più avere niente a che fare con Lotti. Significativo è anche il fatto che da allora il Pucci ha interrotto ogni rapporto con Lotti, essenzialmente per le seguenti due ragioni. A. Per aver capito in quella notte agli Scopeti che il Lotti era complice a tutti gli effetti di coloro che avevano eseguito materialmente gli omicidi, avendo constatato direttamente il ruolo che aveva assolto in quell'occasione. B. Per aver avuto un forte risentimento nei confronti dello stesso Lotti, per essere stato da lui ingannato e trascinato maliziosamente in una situazione che avrebbe potuto anche coinvolgerlo penalmente ove non fosse stato creduto. In realtà gli atti riportano tutt'altra versione dei fatti. Il verbale del 2 gennaio 1996 sottoscritto da Fernando Pucci riporta: «Ho conosciuto Giancarlo Lotti, che ho frequentato per circa 6-7 anni, fino a circa 10 anni fa, allorché egli non venne ad un appuntamento che mi aveva dato a San Casciano, per cui non lo cercai più e mi allontanai da lui». Nell'udienza del 4 ottobre 1997 nel processo a Mario Vanni ed altri, la sorella di Fernando Pucci, Marisa, spiegò invece che Lotti aveva abbandonato un lavoro che il fratello gli aveva trovato. Questi, sentitosi offeso, aveva smesso di cercarlo. Valdemaro Pucci, l'altro fratello di Fernando, nell'udienza del 6 ottobre 1997, chiarì che il distacco tra i due era avvenuto nel novembre del 1991 a causa di un assegno scoperto che Lotti gli aveva consegnato a saldo di generi alimentari acquistati presso il suo esercizio. La circostanza risulterà riscontrata dall'assegno acquisito dal PM. Nel febbraio del 1996 Pacciani venne assolto dalla Corte di Assise di Appello. I nomi dei testi Alfa, Beta, Gamma, Delta, rispettivamente Pucci, Lotti, Ghiribelli, Galli, furono svelati e tutti gli organi di informazione ci si gettarono a capofitto. L'attività di indagine dell'inchiesta bis sui delitti del mostro trovò nuovo impulso dalle dichiarazioni di nuovi e vecchi testimoni. Tra coloro che furono risentiti comparve anche Francesco Rubino, ex marito di Milva Malatesta. Una sua intervista comparve sulla Nazione il 23 febbraio 1996. A suo dire, Milva gli disse che nella morte di suo padre erano coinvolti sua madre Antonietta Sperduto, Pietro Pacciani e Mario Vanni. Gabriella Ghiribelli seguiva certamente quanto emergeva dai quotidiani. Si parlava spesso di lei, della sua vita complicata, delle sue dichiarazioni. Per par condicio rilasciava interviste a Rai e a Mediaset, a quotidiani e a riviste, fin quando probabilmente si fece prendere la mano. Talune dichiarazioni alla stampa vengono viste con sospetto dagli inquirenti, che la convocano in questura alle 22.30 del 22 marzo 1996. Quanto riferisce ha i tratti di un'allucinazione, un delirio lucido, dove occorre abbandonarsi completamente alla sospensione dell'incredulità per seguirla mentre deraglia, incurante di ogni incoerenza. Il 23 dicembre 1980 c'è stata una cena a casa della Nicoletti. Io abitavo in Borgo Sarchiani. Già sappiamo abbia vissuto a San Casciano dalla seconda metà del 1984 a tutto il 1987.
Eravamo io e il Galli, che però nel 1980 abitava ancora con la moglie ed avrebbe conosciuto la Ghiribelli solo 2 anni dopo. C'erano la Filippa, c'era Sebastiano, c'era la Sperduto, c'era il Vanni e Pacciani, ma fino ad allora aveva dichiarato di non averlo mai visto a Faltignano. Dopo cena, Pacciani telefonò da un telefono di quelli a vana a disco, ma non so con chi parlava. Dopo un po' arrivò una macchina blu con la scritta bianca e mi sembrò dei carabinieri che suonò il clacson. Si alzarono tutti, dissero si va fuori, si va a dare una lezione a qualcuno e se ne andarono. Io, con il Galli, rimasi a casa con la Filippa, che era sbronza. Saranno state le 23. Dopo un'ora, un'ora e mezza, li vidi tornare. Non mi dissero dove erano stati, facevano dei sorrisini ed avevano il ghigno. Il verbalizzante esita, appare diffidente, per 3 volte esorta la Ghiribelli a riferire la verità. Costei non cede. Quella cena avvenne il giorno precedente il rinvenimento del cadavere di Renato Malatesta.